guardate una macchina in fiamme. Via Diocleziano. Via Diocleziano. Ore, i vigili. Ore 2 e 5. Ore le 2 e 5. Guardate a terra. Riprendila pure da dietro. Incredibile. Polizia municipale. Ok. Arrivederci. Ore 12 e 30, 1 gennaio 2012. Ecco qua la carcassa della macchina, completamente carbonizzata, che stanotte abbiamo ripreso in diretta mentre prendeva fuoco. Vedete, è rimasta qui, non è stata rimossa. E abbiamo approfondito che c'erano due volanti dei vigili urbani, nessuna dotata di estintore. Non hanno chiamato i vigili del fuoco, comunque i vigili del fuoco non sono intervenuti e hanno aspettato, le due macchine hanno aspettato che la macchina finisse di incendiarsi, finisse la sua combustione autonomamente. Ora ci chiediamo com'è possibile tutto ciò e se la macchina fosse esplosa. Qua ci troviamo di fronte a un palazzo, guardate qui. Le due macchine dei vigili urbani si sono limitate a controllare il traffico e aspettare che la macchina si incendiasse e terminasse il fuoco da sola, che il fuoco si consumasse da solo. Quindi guardate qui, non sono interveniti i vigili del fuoco, non c'era un estintore nelle macchine dei vigili urbani. Ecco qua, guardate qui, è ancora fumante a distanza ormai di molte ore dalla... Ancora la puzza forte del metallo bruciato, guardate, completamente consumato. È incredibile il fatto che non siano intervenuti i vigili del fuoco e che questa macchina si sia incendiata senza che sia stata rimossa, e hanno aspettato semplicemente che il fuoco si consumasse da solo. E se fosse esplosa, e se ci fosse stato un impianto a gas? Qui c'è un palazzo, vedete? Siamo all'incrocio di Cavalleggeri, zona popolatissima.